potere dei sogni. Quando noi sogniamo è come se avessimo davanti una tela bianca e la nostra fase onirica ci permette di creare, immaginare, scolpire qualcosa che prima era assolutamente etereo, dargli una forma e magari riuscire anche a plasmarlo in un qualcosa di reale. Molto spesso oggi, quando noi abbiamo una realtà come quella che ci circonda, che ci imbruttisce, ogni tanto ci inaridisce per quello che riguarda la mia generazione, molto spesso ci toglie quello che è l'essenziale, cioè la possibilità di immaginarci un futuro. Ci ritroviamo un po' in questa situazione in cui rifiutiamo quello che ci viene attorno, l'immaginazione diventa quasi un rifugio a questo punto per scappare dalla realtà, diventa un po' come diceva Jim Morrison, datemi un sogno in cui vivere perché la realtà mi sta uccidendo. E invece poi succede, per fortuna, che un'idea, un sogno che tu hai coltivato, che credi, che condividi con qualcun altro, nasce e diventa non solamente un sogno, ma diventa un'idea, diventa un qualcosa di concreto, che viene condiviso da una community, in rete magari, e diventa qualcos'altro, diventa un movimento, diventa qualcosa di tangibile. Nel 2012 ho iniziato come attivista un'attività di diffusione del progetto di Open Source Ecology. Open Source Ecology è un movimento internazionale di ingegneri, agricoltori, attivisti, il cui obiettivo è quello di creare una nuova forma di ecologia con l'utilizzo di tecnologie open source. Come voi sapete, l'open source è un movimento, è una procedura per la quale i progetti sono condivisi in rete e le persone possono accedervi liberamente. Con questo approccio, Open Source Ecology ha iniziato a diffondere in rete un progetto che si chiama Global Village Construction Set, un kit di 50 macchine agricole e industriali per la quale chiunque, da qualunque parte del mondo, con una semplice possibilità di accedere a internet, può scaricare i progetti di queste macchine, che vanno da un trattore a un forno per il pane, a una macchina per fare circuiti elettrici, a una macchina per fare mattoni in terra cruda per costruirsi le case, può scaricarlo, mettersi nel suo giardino, nel suo garage, costruirselo, e sono pensati con criteri di modularità, efficienza, semplicità, non hanno obsolescenza programmata intrinseca, quindi non sono programmati per rompersi, ma per essere riparabili, per essere prodotti localmente, quindi utilizzare gli strumenti delle tecnologie digitali e delle community per rilocalizzare la produzione, diffondibile sia nei mondi e nella parte del mondo in via di sviluppo, ma anche nel primo mondo, qui da noi, per riportare a noi quello che ci è stato un po' alienato, che è sapere come si fanno le cose. Non essere più schiavi del consumismo, ma diventare noi stessi produttori, i famosi maker. E l'obiettivo principale di questo movimento, però, non è dire eccoti il trattore, vai a coltivarti il tuo campo. È qualcosa di più, è creare un nuovo paradigma economico, l'open source economy. L'open source economy è un processo per la quale le persone, i produttori, i costruttori, gli inventori o semplicemente qualcuno che ha voglia di condividere mette su una piattaforma stile Wikipedia informazioni economicamente rilevanti e la community in rete le comunica, le fa crescere. Non sono più qualcosa di semplicemente meccanico, sterile, non è un trattore, non è una board come Arduino, non è una stampante 3D come la RepRap. È un oggetto vivo perché le persone lo fanno crescere, lo condividono, lo riproducono e tutti possono beneficiare di questa conoscenza, di questo know-how diffuso. In Italia, per tutelare questo progetto, per diffonderlo, abbiamo creato un'associazione, ormai un anno fa, si chiama ISES, Iniziativa per lo Sviluppo Ecologico, Economico e Sociale, e il nostro obiettivo è quello di diffondere questa cosa. E dico, va bene, proviamoci, ci siamo buttati, ma come facciamo a dimostrare che questa cosa funziona? Mi sembra troppo etereo semplicemente parlare di innovazione, di nuovi modelli di economia, di un'agricoltura e di una manifattura sostenibile localizzata con l'open source. Beh, costruiamone una. Lo abbiamo fatto. Abbiamo provato a costruire una macchina per fare i mattoni in terra cruda. Questa qui è la foto e quelli sono i mattoni di risultato della produzione. E, però come tutti i sogni, adesso arriva la realtà, cacchio.
E ti prendi una bella sberla, perché incontri la burocrazia. E ti devi arrangiare con quello che ti dà la natura e gli strumenti del tuo paese. E noi abbiamo trovato il CIE che ci ha creato non pochi problemi, perché dice, non stiamo parlando di una stampantina 3D 20x20 da mettere sul tavolo in camera e giocare, stiamo parlando di una macchina di 600 kg che pressa 120 tonnellate argilla e paglia, o un trattore o un'automobile, quindi ci sono un sacco di normative, di cose da mettere in conto. Il nostro contesto è assolutamente diverso da quello americano, dove è nato il movimento, loro possono fare qualunque cosa, nessuno gli dice niente. Se ti fai male sono affari tuoi, invece qui da noi no, noi abbiamo un'altra cultura. Però, sempre perché è un bel sogno, e quindi ritorniamo di nuovo in fase onirica, come possiamo risolvere questo problema, ci siamo detti? Potrebbe essere che magari possiamo fare un'impresa, proviamo a vedere come hanno fatto in America, come hanno risolto questo problema loro del costruire le cose, non era un semplice giardino o un garage. E allora abbiamo preso spunto, abbiamo detto, perché non creare una nuova impresa in Italia sul modello americano di Open Source Ecology, però contestualizzata sulle nostre necessità. Abbiamo preso spunto dal quartier generale di Open Source Ecology, Factory Farm, e ci siamo detti, ok, proviamoci. Una nuova impresa di stampo cooperativistico, collaborativo, legata sia al mondo virtuale, alla community, per la ricerca, lo sviluppo, la condivisione di contenuti, quindi l'applicazione dei principi dell'open source economy, ma anche al mondo reale, quindi la concretezza del fare, riprenderci in mano il know-how, la possibilità di essere autonomi, collegarci di nuovo al mondo tramite la diffusione via internet. Noi siamo un gruppo di persone assolutamente arrabattate a caso, nate per errore su una pagina Facebook il 2 di gennaio del 2012 e che da lì poi si sono diffusi, si sono conosciuti, siamo un po' ovunque, dalla Puglia alla Campania, Piemonte, Veneto, tutte le età, di tutte quante le più disparate esperienze di vita e formative. Abbiamo una cosa in comune. Noi vogliamo cambiare il mondo con l'open source hardware technology. Grazie.